Via. Oggi parliamo di eredità e donazione applicati ad immobili da vendere. Ovviamente, essendo io un agente immobiliare, mi permetterò di affrontare questi argomenti da un'angolazione più commerciale e non giuridica, essendo gli aspetti giuridici più propriamente di competenza di un avvocato o di un notaio. Un agente immobiliare, nel momento in cui si imbatte in un immobile che deve essere venduto e che abbia provenienza, nella provenienza un'eredità, deve immediatamente provvedere a effettuare una serie di verifiche propedeutiche alla propria attività. Innanzitutto, prima cosa da fare è quella di analizzare la documentazione esistente, perché non di rado capita che i proprietari o coloro che si professano proprietari in quanto eredi non siano provvisti della documentazione completa. Un esempio per tutti: hanno ad esempio l'atto di provenienza, l'atto di acquisto dell'immobile del decurius, ma non hanno ancora provveduto a completare la procedura di effettuazione della dichiarazione di successione mortis causa, o ad esempio non hanno ancora avuto esito le procedure notarili di pubblicazione di un testamento olografo. Quindi, prima cosa da fare è verificare la documentazione e successivamente entrare in contatto con tutti gli eredi. Perché con tutti gli eredi? O con tutti coloro che hanno diritto a ricevere una quota di proprietà di quell'immobile? Perché ovviamente è assolutamente impossibile provvedere alla vendita di un immobile se non tutti coloro che vi hanno diritti ereditari sono d'accordo a porlo in vendita. Ora, qui si pone soprattutto una questione di buon senso e innanzitutto diventa importante per il professionista, per l'agente immobiliare, incontrare tutte le persone che possano avere diritto a decidere su quell'immobile, perché non di rado si creano un po' anche delle acrimonie tra gli eredi, soprattutto quando gli eredi hanno aspettative differenti dalla vendita di quell'immobile, sia perché magari c'è qualcuno che ha una posizione economica più forte degli altri, o anche semplicemente perché c'è un atteggiamento proprio a livello di condotta personale, proprio di carattere più incline magari al conflitto. Quindi, prima cosa da fare è incontrare possibilmente insieme tutti gli eredi e cominciare a spiegare qual è l'attività che svolgerà l'agente immobiliare. Quindi la prima attività da svolgere è la ricognizione, quindi la raccolta di tutti i documenti e l'esame degli stessi, perché bisogna capire innanzitutto chi sono i proprietari. Fatto questo, bisogna fare una valutazione dell'immobile, partendo anche dal presupposto che la valutazione ha un valore se viene attualizzata al momento in cui l'immobile viene stimato. Purtroppo capita spesso che l'immobile è stato acquistato dal precedente proprietario, dal decurius, in anni in cui il mercato era particolarmente florido e quindi gli eredi trovano scritto nel suo atto di acquisto una certa cifra che è stata pagata per diventare proprietario di quell'immobile, ma una cifra che oggi è, per esempio, irrealizzabile sul mercato. E anche lì è buon senso procedere con una valutazione realistica dell'immobile per non creare o generare false aspettative. Quindi si valuta l'immobile e una volta che si ha una esatta cognizione di quello che è il valore dell'immobile sulla base di prezzi di immobili venduti nel recentissimo passato, quindi diciamo negli ultimi 6 mesi,
12 mesi, massimo 18 mesi, nello stesso palazzo o nei palazzi vicini, si riesce correttamente a tracciare il valore di quell'immobile. Tracciato il valore di quell'immobile, si incontrano gli eredi e si spiega come si è arrivato a quel valore e quindi che cosa sarà necessario fare da un punto di vista prettamente commerciale per ottenere la vendita dello stesso. A quel punto potrebbe succedere benissimo che uno degli eredi dica ma allora a questo prezzo me lo compro io, perché magari ha la capacità economica di poter liquidare le quote degli altri. Ovviamente in quel caso vige la prelazione ereditaria, quindi è normale che un erede alla precedenza su un eventuale terzo acquirente, però un agente immobiliare accorto, caricato dalla proprietà di vendere l'immobile, non può neanche lasciare all'erede potenzialmente interessato all'acquisto di poter esercitare il suo diritto sine die. Quindi, d'accordo con tutti gli altri, porrà all'erede una tempistica utile perché lui possa fare le verifiche del caso, eventualmente informarsi presso una banca laddove avesse necessità di un finanziamento bancario o di un mutuo, per poi procedere appunto ad andare a perfezionare l'acquisto davanti al notaio di fiducia di questo erede, che andrà quindi poi conseguentemente a liquidare gli altri ex comproprietari che alienano le loro quote di proprietà. Questo viene fatto proprio perché, purtroppo, non di rado capita che un erede, soprattutto quello che ha una posizione economica più forte, cerca di allungare i tempi della sua decisione di acquisto con il fine ultimo di mettere in difficoltà gli altri eredi che magari possono avere bisogno invece di accelerare la vendita perché hanno invece esigenze economiche di monetizzare quanto prima la loro quota di mercato, e a quel punto si possono creare anche dei conflitti che, nella peggiore delle ipotesi, possono sfociare nella patologia di una causa ereditaria, ovvero più che altro nella vera e propria istanza di divisione giudiziale davanti al tribunale, perché è appunto un giudice possa poi a quel punto svincolare i coeredi e mettere l'immobile in una vendita all'asta, perché così ognuno venga soddisfatto della propria quota. Quest'ultimo aspetto, quest'ultimo fattispecie, quest'ultima fattispecie è sempre sconsigliabile, perché nell'andare a vendere un immobile all'asta a seguito di una lite che porta appunto a una divisione, un'istanza di decisione giudiziale, abbiamo il problema che innanzitutto il valore dell'immobile viene poi definito da un CTU del tribunale, che tiene conto ovviamente anche del deprezzamento potenziale dell'immobile, che tiene conto di tutta una serie di fattori, e poi abbiamo tutti i costi della procedura che vanno ovviamente a dover essere scalati dal valore effettivo che viene realizzato in asta, dove tendenzialmente, per abitudine, gli acquirenti comunque cercano sempre di acquistare a un prezzo inferiore rispetto al prezzo di libero mercato. È bene precisare che anche quando parliamo di un immobile ereditato, un agente immobiliare esperto deve comunque occuparsi della verifica di quelli che sono gli aspetti ereditari, di quelli che deve occuparsi di quelli che sono gli aspetti urbanistici dell'immobile. Sappiamo che oggi, a seguito dell'entrata in vigore della legge 122 del 2010, si è un po' creato uno spartiacque, nel senso che gli atti inter vivos abbiamo la problematica che un immobile che risultasse non conforme all'attuale stato di fatto rispetto alla sua potenziale situazione urbanistica tracciata da un progetto, dalle planimetrie, quindi quando ci sono delle difformità
urbanistiche, perché ad esempio, cosa che non accade di rado, purtroppo soprattutto in una città come Roma, che ha avuto uno sviluppo molto disordinato, può accadere che un costruttore tantissimi anni fa abbia depositato un progetto, una variante di progetto di un certo tipo, e poi invece è successo che nella realizzazione del fabbricato abbia portato delle modifiche senza una nuova autorizzazione. Quindi succede che magari negli atti di compravendita abbiamo il problema che se non viene regolarizzato l'immobile da un punto di vista urbanistico e catastale, l'immobile non può essere alienato, perché appunto c'è l'obbligo di alienare gli immobili in regola da un punto di vista catastale e urbanistico. Questa problematica ovviamente è impensabile che si possa porre da un punto di vista ereditario, però c'è da tenere presente che se il decurius aveva un immobile con delle difformità, queste difformità urbanistiche si trasferiscono, che seguono ovviamente l'oggetto immobiliare, si trasferiscono anche agli eredi. Quindi poi innanzitutto in capo agli eredi abbiamo bisogno di far presente che prima di godere dei frutti dell'immobile provenienti dalla monetizzazione dello stesso, dovranno sostenere i costi per la regolarizzazione urbanistica. E ahimè, lì a volte ci scontriamo con delle realtà che impediscono la regolarizzazione dell'immobile. E c'è questa anomalia nel sistema giuridico dove, ecco, una persona ha ereditato oggi un immobile che, ad esempio, fu acquistato all'inizio del 1900 dal nonno, poi è stato trasferito al padre e oggi ottiene ovviamente il bene questa persona, e nel corso di 80-100 anni nessuno ha verificato, perché si è trasferito ovviamente per successione ereditaria, che l'immobile aveva invece una problematica enorme a livello urbanistico. In quel caso ovviamente l'erede finale, che in quel momento diventa proprietario dell'immobile, nel volerlo alienare a terzi si ritrova su una problematica urbanistica da regolarizzare, e non sempre regolarizzata. Ritornando alla questione degli immobili ereditati in senso stretto, dobbiamo tener conto che bisogna anche verificare se l'immobile ha avuto una provenienza ereditaria non intestato, ossia in base alla legge, ma in base magari a un testamento, e capire se a quel punto gli eredi sono in possesso del testamento, che sia esso olografo ovvero redatto da un notaio, e perché nella ricerca dei documenti che un agente immobiliare deve reperire, c'è da tener conto che questi documenti dovranno essere poi esibiti in ultima analisi non solo alla parte acquirente, ma soprattutto al notaio della parte acquirente, per far sì che appunto tutto venga verificato, in modo che poi il notaio incaricato della compravendita, dell'atto definitivo di compravendita caricato da un terzo acquirente, possa dare appunto a quest'ultimo tutte le rassicurazioni sul fatto che l'immobile è alienabile senza sorprese e soprattutto senza pretese di terzi che magari sono stati menzionati in un testamento olografo e non fanno parte magari dei legittimari, che è una delle situazioni classiche che possa dare anche adito a delle cause ereditarie. Cause ereditarie che sono sempre da sconsigliare, ovviamente, ma che purtroppo in moltissimi casi sono presenti. E molte persone credono che il loro diritto di
di proprietà sia giustificato e sia in qualche modo dimostrabile con la semplice dichiarazione di successione che viene compilata e presentata presso l'Agenzia delle Entrate competente per territorio nel quale risiedeva l'ultimo domicilio del decurius, e spesso appunto si limitano gli eredi a consegnare la dichiarazione di successione ed hanno un'altra cattiva abitudine, che è quella di fornire soltanto la prima pagina, quella che riporta, diciamo, i codici della registrazione, il nome del decurius con i suoi dati anagrafici, la seconda pagina dove c'è l'albero genealogico e solo la pagina riguardante gli immobili. Addirittura, se hanno tanti immobili, a volte c'è la cattiva abitudine di consegnare soltanto la pagina in cui sia riportato l'immobile che vogliono alienare. Anche questa è una abitudine, diciamo, da correggere, perché è bene che si possano avere sotto gli occhi tutte le pagine, anche lì non tanto per una curiosità dell'agente immobiliare, ma perché è sicuro che il notaio possa poi in un secondo momento andarla a richiedere proprio per tutte le verifiche del caso. Inoltre non è mai, diciamo, professionalmente accettabile che un agente immobiliare possa avere la documentazione parziale e frammentata. A tal proposito bisogna poi ricordare che in base agli obblighi del Codice Civile che prevedono la consecuzione delle trascrizioni, quando parliamo di dichiarazione di successione, gli eredi non sempre sono informati del fatto che c'è l'obbligo dell'accettazione dell'eredità, nel senso che la stragrande maggioranza delle persone ritengono di aver adempiuto i propri obblighi semplicemente presentando la dichiarazione di successione all'Agenzia delle Entrate, che in realtà è una mera dichiarazione fiscale. Invece è assolutamente necessario procedere con l'accettazione tacita dell'eredità, laddove non è stata fatta in maniera esplicita con un atto pubblico in precedenza, e ovviamente procedere anche alla trascrizione della stessa, proprio perché nel momento in cui poi si andrà a vendere l'immobile, il notaio che dovrà occuparsi della vendita e quindi della trascrizione dell'atto di compravendita successivo pretenderà che la precedente, diciamo, la precedente trascrizione della successione sia già presente. Qualora non fosse stata effettuata prima dell'atto di compravendita, è comunque possibile farla contestualmente, un secondo prima dell'atto di alienazione finale. Tra l'altro, questa accettazione è necessario farlo una volta soltanto presso un solo notaio per gli immobili dello stesso comune. Quindi anche questo, diciamo, può essere importante, perché se una persona ha ereditato più immobili ubicati nello stesso comune, non è necessario fare più accettazioni tacite, ma serve una soltanto, magari la prima volta, farlo per tutti gli immobili che riguardano quel comune. Strettamente collegato con gli immobili che provengono da una successione, quindi con il concetto di eredità e successione, abbiamo anche la fattispecie della donazione. La donazione, come sapete tutti, è un contratto ed è una vera e propria anticipazione dell'eredità effettuata in vita dal donante, cioè dal proprietario di alcuni beni, noi nello specifico parliamo di beni immobiliari, che decide appunto di alienare gratuitamente il proprio bene a un terzo che viene chiamato donatario. Ecco, quando un agente immobiliare si imbatte in un atto di provenienza nel quale è citato la donazione, o perché ha proprio davanti agli occhi l'atto di donazione, o perché ha davanti agli occhi un atto di compravendita che fa riferimento a una precedente donazione, lì
scatta subito un campanello d'allarme. Questo perché la donazione è un atto, diciamo, revocabile e anche perché, insomma, è consuetudine che non appena il notaio di un acquirente sente che c'è stata una donazione, subito partono una serie di controlli, di verifiche, ma soprattutto di allarmismi che sono anche giustificati. Questo perché? Perché ovviamente la legge prevede che quando una persona viene a mancare, il patrimonio del decurius si trasferisca almeno per una certa quota a coloro che sono, diciamo, i familiari più stretti. E ovviamente ci sono delle quote di legittima, specificatamente indicate dal codice civile, che individua quali sono queste quote. Ora, quando si parla di donazione, immediatamente si teme che l'atto di donazione, ovviamente questo pura teoria, ma si teme che l'atto di donazione possa essere stato stipulato per far sì che il proprietario, che nel frattempo è venuto a mancare, che quindi ora per semplicità chiamiamo decurius, abbia voluto in qualche modo togliere dal proprio patrimonio uno o più immobili a favore di una terza persona, contravvenendo alle disposizioni del codice civile, cioè non rispettando le quote di legittima. Quindi, per fare un esempio banale, se appunto un genitore ha due figlioli e decide di alienare, di donare un immobile a una sorella e al fratello non praticamente trasferire nessun immobile, nel momento in cui si apre poi la successione a seguito della morte del donante che appunto donato e poi dopo la donazione, il periodo successivo alla donazione, è morto, allora a quel punto c'è il problema che in base al codice civile il fratello, dell'esempio che stiamo facendo, è un legittimario, cioè è uno dei due eredi che ha la quota di riserva dell'eredità prevista dal codice civile. Ora, se il totale del patrimonio del decurius e di una consistenza tale che, calcolato comunque anche il donatum, quindi non solo il relictum, cioè la parte che è esistente del patrimonio al momento dell'apertura della successione, ma anche il donatum, quindi la quota che era già stata donata in precedenza, quindi se il totale del patrimonio non è sufficiente per rispettare anche la quota di legittima di questo fratello, allora quest'ultimo ha tutto il diritto di rivalersi nei confronti del coerede, cioè dell'altra sorella, che ovviamente è stata in qualche modo facilitata, avvantaggiata dalle scelte del decurius, perché ha ricevuto in precedenza già un bene immobile di un valore tale che comunque si presuppone sia superiore al relictum o quantomeno alla quota di spettanza anche del fratello del relictum. Ora, il problema qual è? Che la legge consente in un caso del genere al coerede che è stato danneggiato, che diciamo vede ridurre in qualche modo la sua quota perché c'è stata una donazione in vita del donante, ovviamente la legge prevede che lui possa tutelare i propri diritti svolgendo quella che viene chiamata azione di riduzione nei confronti del coerede, che nell'esempio è la sorella. Ma cosa succede se la sorella nel frattempo però ha venduto a un terzo questo immobile? Ecco, qui abbiamo veramente una situazione patologica, perché se la sorella diventa, diciamo, destinataria dell'azione di riduzione del fratello, ma non ha più, diciamo, un patrimonio tale per soddisfare le pretese del fratello, che magari ha avuto
giudizio ragione e quindi si attiva per recuperare l'indennizzo del danno subito, allora in quel caso il paradosso è che il coerede danneggiato, quindi il fratello, nel momento in cui la sorella ha già alienato a un terzo il bene, può addirittura ottenere la restituzione del bene dal terzo, perché appunto quell'immobile è oggetto di donazione e quindi, essendo oggetto di donazione, è un immobile che lui può avere in restituzione. Ora, questo è proprio un caso che possiamo individuare come un po' una patologia fisiologica, diciamo, dell'atto donativo, perché effettivamente poi è un po' il vulnus del sistema ed è anche il motivo per cui quando si parla di donazioni tutti immediatamente stanno su chi va là e sono molto preoccupati. E un altro esempio proprio scolastico che fanno tutti i notai agli acquirenti che si rivolgono a loro nel momento in cui vogliono acquistare un immobile di provenienza donativa è quello appunto del famoso caso del figlio illegittimo, nel senso che viene sempre fatto l'esempio che se appunto un padre ha donato un immobile ai figli ma nel frattempo si scopre che c'è un altro figlio fuori dal matrimonio che comunque ha gli stessi diritti degli altri a livello di quote di legittima, anche lì questo ulteriore figlio ha tutto il diritto, nel momento in cui il donante viene a mancare, all'apertura della successione di invocare i propri diritti e di attivarsi con un'azione di riduzione nei confronti eventualmente degli altri fratelli che hanno beneficiato di una donazione e che quindi ha visto diminuire l'entità del patrimonio del de cuius, nel caso di specie, a danno di questo figlio illegittimo. Questo è l'esempio proprio scolastico che fanno tutti i notai. Purtroppo succede che appena un acquirente, un potenziale acquirente, sente una notizia del genere, ecco lì che va in allarme, si spaventa e spesso anche si blocca nell'attività di trattativa finalizzata alla compravendita. Ovviamente c'è da dire che c'è un vulnus nel sistema, sarebbe stato molto meglio che il legislatore avesse previsto o che gli immobili provenienti da donazione per un certo numero di anni non sono assolutamente vendibili e decorso questo termine sono vendibili, punto e basta, oppure trovare una formula per cui una volta che un immobile è stato venduto a un terzo, il terzo comunque non può ricevere l'obbligo della restituzione al coerede danneggiato che ha attivato l'azione di riduzione. Però, insomma, oggi non è così. Quindi, oggi cosa succede? È normale che bisogna tener conto dell'evoluzione delle donazioni. Quindi, si differenzia, per andare sul pratico, tra il caso che vede il donante in vita dopo la donazione e il caso in cui purtroppo il donante è venuto a mancare. Allora, nel caso di donante in vita è previsto che per 20 anni dalla data di trascrizione della donazione questo atto è revocabile. Ci sono dei casi specificatamente previsti dalla legge per cui addirittura l'atto di donazione può essere revocato dallo stesso donante che quindi ritorna a essere proprietario dell'immobile. Quindi, da un punto di vista di circolazione degli immobili nel mercato immobiliare, per le compravendite questo diventa ovviamente un elemento problematico. Quindi come si può risolvere concretamente? Concretamente si può risolvere che la prima cosa da consigliare è l'annullamento della donazione per mutuo dissenso, ossia far sì che
il donante e lo stesso donatario, cioè colui che ha ricevuto l'immobile in donazione, arrivavano davanti a un notaio e consensualmente decidono che il bene, appunto la donazione, viene annullata e il bene viene restituito in proprietà totale al donante. A quel punto il donante ridiventa proprietario di quell'immobile e l'immobile viene alienato a un terzo e con il ricavato della vendita, a quel punto il donante può decidere di eventualmente procedere a divisione tra uno o più figli secondo le sue decisioni personali. È normale che un po' la situazione si complica quando il donante è venuto a mancare, perché se c'è stato un atto di donazione e poi il donante nel frattempo purtroppo è deceduto, allora lì si comprende che non si può procedere a fare l'atto di annullamento per mutuo dissenso andando insieme dal notaio, perché non c'è più una delle parti essenziali per fare quest'atto. Lì effettivamente entriamo in una situazione molto problematica. E la legge, per fortuna, comunque ha fissato un termine e quindi si prevede che per 10 anni dalla morte del donante l'immobile può essere comunque anche lì oggetto di azione di riduzione. Questo perché ovviamente, come dicevamo prima, la donazione è una parte fondamentale del patrimonio del decurius, no? È la parte del donatum insieme alla relictum e ai debiti, e quindi nel momento in cui il donante è venuto a mancare dalla sua data di decesso, partono i 10 anni perché un erede o un terzo che abbia comunque diritti ereditari sull'immobile possa attivarsi per far valere i propri diritti nei confronti di eventuali altri eredi. E, fino a qualche anno fa, in realtà, quando avevamo questa situazione, eravamo totalmente bloccati. C'è sempre da tener conto di una cosa importante, ossia del fatto che molte persone acquistano tramite mutuo bancario e quindi le banche, sulla base delle indicazioni ricevute dai propri uffici legali, sostanzialmente si bloccano. Quando c'è una donazione e non ci sono garanzie per poter in qualche modo uscire dai rischi di azione di riduzione di un terzo, le banche generalmente si bloccano, o per meglio dire si bloccavano, perché, ripeto, per quanto riguarda l'aspetto del donante in vita, generalmente si risolve con l'annullamento, la risoluzione per mutuo dissenso. Quando il donante è invece venuto a mancare, non sono ancora trascorsi 10 anni, abbiamo di recente una novità, ci viene in soccorso praticamente un istituto assicurativo che consente di risolvere il problema. Infatti, da qualche anno il notariato, benché all'inizio ci fossero delle perplessità più da parte delle banche che non dai notai, ma invece di recente lo stesso notariato ha approvato le condizioni generali previste da alcune polizze specifiche che sono tra l'altro state studiate da delle compagnie molto famose che hanno appunto creato dei prodotti ad hoc, e sono appunto delle polizze assicurative che tutelano il terzo acquirente, o nel caso in cui sia intervenuta una banca, un istituto finanziario, a dare un finanziamento all'acquirente e quindi vuole essere garantita sul proprio credito. Queste polizze sostanzialmente tutelano sia l'istituto bancario dal lato o eventualmente il terzo erede che avesse svolto un'azione di riduzione, quindi avesse diritto a ricevere un indennizzo, e quindi la polizza, a seconda dei casi, indennizza o la banca
l'erede che è stato danneggiato, o tutte e due, evitando così di fatto che l'immobile che è stato acquistato in buona fede dal terzo non debba essere restituito all'erede che abbia nel frattempo svolto l'azione di riduzione in quanto danneggiato. Concretamente, devo dire che purtroppo quando c'è la donazione il problema diventa sempre comunque un problema che nasce, cioè concretamente gli acquirenti, un po', soprattutto quelli che non sono particolarmente indottrinati su materie giuridiche, ma si documentano così un po' sporadicamente sui social, o su Google, o su altri, diciamo, di ricerca, appena sentono donazione, di prima reazione si spaventano. Lì è proprio il compito dell'agente immobiliare da fare proprio da mediatore, cioè spiegare correttamente quali sono le procedure, e per fare questo però deve aver svolto un'azione di indagine approfondita dei documenti, perché purtroppo a volte si può correre il rischio che l'analisi venga, diciamo, rivolta soltanto al primo passaggio, cioè all'atto di proprietà immediatamente precedente alla dichiarazione di successione, e invece non si va a vedere i danti causa del decurius, oppure addirittura i danti causa del decurius, e quindi in quel caso magari non si riesce a vedere nell'immediato che c'è una donazione e magari non sono passati ancora i 20 anni dalla trascrizione del primo atto di donazione. Quindi bisogna fare assolutamente molta, molta attenzione quando si parla di donazione. Dall'altro lato ci sono comunque tutti gli strumenti perché un immobile che possa essere stato donato abbia l'opportunità di essere alienato con la massima sicurezza. Anche lì abbiamo a volte il problema a posteriori dell'urbanistica. Perché? Perché è normale che quando si tratta di donazione, proprio il rapporto di estrema fiducia che c'è tra il donante e il donatario fa sì che i controlli urbanistici non vengano praticamente neanche esperiti, nel senso che il donatario che riceve il regalo, un immobile, non è che va a contestare se, non so, la finestra di tutto il fabbricato è stata spostato dal costruttore in fase di costruzione, quindi gli solleva un'obiezione in fase di atto davanti al notaio. Però anche lì abbiamo a cascata il problema che il donatario, nel momento in cui va ad alienare regolarmente, con tutte le sicurezze di legge, la polizza assicurativa, l'immobile a un terzo, comunque rimane obbligato a dover vendere l'immobile in regola da un punto di vista urbanistico. Anche qui abbiamo, secondo me, un po' una patologia del sistema, perché, diciamo, gli aspetti giuridici e gli aspetti urbanistici sono praticamente due rette parallele che non si incontrano mai nel nostro sistema, perché abbiamo un problema che, paradossalmente, se io voglio vendere a un terzo un immobile, devo assolutamente garantire che l'immobile sia giustamente in regola, irregolarizzato se avesse invece nel frattempo registrato delle anomalie prima dell'atto definitivo di compravendita. Se invece io vengo a mancare, questo mio bene si trasferisce appunto per eredità a un terzo, il terzo può prendere in eredità anche un immobile abusivo, e abbiamo quindi il problema che non viene considerato nullo l'atto. Quindi c'è comunque da questo punto di vista una disarmonia nel sistema che in qualche modo andrebbe regolarizzato. Secondo me andrebbe regolarizzato nel rendere molto più facile, molto più anche veloce, grazie anche adesso al grosso passo in avanti che stiamo facendo con l'utilizzo di strumenti digitali, le regolarizzazioni urbanistiche, tenendo conto che appunto il ricorso
alla successione, purtroppo è una legge di natura e quindi prima o poi tutti passano per quel percorso obbligato dalle leggi della natura. E comunque la donazione sono atti che in Italia sono fatti in abbondanza, insomma, secondo i dati Istat ogni anno ci sono circa 150.000 donazioni, e questo avviene non tanto perché gli italiani siano particolarmente generosi, ma in realtà perché, come sapete, c'è stato di recente grosse agevolazioni fiscali, e quindi le donazioni scontano praticamente un posto fisso di 1.000 euro, quindi abbiamo veramente degli sconti incredibili nel passaggio di immobili, soprattutto quando parliamo di immobili importanti, insomma grandi metrature. E questo però fa sì che circolano o possano circolare immobili di provenienza donativa o ereditaria che non sono stati verificati da un punto di vista urbanistico. Mentre abbiamo dall'altro lato immobili comprati regolarmente, sui quali sono stati pagati fior fior di tasse, e che magari nel momento in cui il proprietario lo va ad alienare ad un terzo, la compravendita si blocca perché a sua insaputa il costruttore ha creato una importante anomalia nel fabbricato, magari non tanto nell'appartamento, nel fabbricato oppure in tutti gli appartamenti incolonnati, no, su una scala, non so, faccio esempio banale, una finestra di tutti i soggiorni che sono uno sopra l'altro e da progetto dovrebbe essere a destra, invece poi l'hanno costruita a sinistra. Ecco, un caso del genere è un problema soprattutto in alcune zone di Roma. Faccio un esempio nel centro storico, perché in alcuni palazzi del centro storico, che sono ad esempio sottoposti alle verifiche, diciamo, della sovrintendenza dei beni culturali, ecco, a quel punto diventa praticamente impossibile regolarizzarlo, e soprattutto abbiamo l'assurdità che l'immobile per 80-100 anni o più è stato trasmesso regolarmente con atti donativi o atti di successione per testamento, e invece poi nel momento in cui l'ultimo proprietario voglia procedere alla vendita, si ritrova ad avere un problema enorme. Sicuramente il legislatore dovrebbe intervenire per una razionalizzazione dei processi di regolarizzazione urbanistica, nel senso che è assolutamente corretto imporre dei limiti ed imporre le leggi che possano impedire che ciascun cittadino possa in qualche modo trasformare l'immobile o soprattutto i prospetti esterni a suo piacimento, e magari anche facendo cose bizzarre di scarso gusto estetico. Però dall'altro lato non è neanche possibile che ci siano 40.000-50.000 pratiche dormienti del condono dell'85, e a oggi, dopo 35 anni, non si sa ancora che esito abbiano avuto. Cioè, ci sono dei paradossi incredibili. Comunque, ritornando alla questione degli immobili di provenienza ereditaria o degli immobili di provenienza donativa, il consiglio per coloro che avessero interesse a vendere l'immobile è sicuramente di non procedere da soli, perché è una materia talmente complessa per cui è bene rivolgersi sempre ai professionisti. L'agente immobiliare esperto si occupa in realtà della commercializzazione dell'immobile, quindi della attività promozionale finalizzata poi a far trovare l'incontro tra domanda e offerta. È normale che un agente immobiliare professionista debba conoscere tutta una serie di aspetti urbanistici e giuridici, tali per cui non va ad impegnare le sue risorse, tempo e risorse economiche per promuovere la vendita di un immobile che in realtà sulla carta risulta già invendibile. Quindi è sicuramente positivo rivolgersi a un agente immobiliare che sia strettamente collegato con avvocati e notai e anche tecnici quali geometri e urbanistici, in modo che, ed architetti, che appunto grazie alla sinergia dei vari professionisti possa poi
provvedere a analizzare i singoli aspetti legati sia alla provenienza sia alla questione urbanistica degli immobili per far sì che possa garantire una sicura e regolare compravendita sia per coloro che vogliono alienare l'immobile sia per coloro che lo vogliono acquistare. Io vi ringrazio e vi auguro il meglio e spero che questo video sia stato utile per le vostre informazioni.